I BIP, allora, i BIP di per sé sono una serie di proposte che vengono fatte per cambiare e per migliorare il protocollo e quindi il funzionamento di Bitcoin. BIP infatti sta per Bitcoin Improvement Proposal, cioè proposta di miglioramento di Bitcoin, inteso Bitcoin con la maiuscola che è inteso come protocollo. Ogni tanto si usa Bitcoin con la maiuscola per intendere il protocollo, Bitcoin con la minuscola per intendere la moneta. Avevamo già visto che di fatto Bitcoin è un software, se vogliamo prenderla molto alla larga, in continua evoluzione, cioè non è nato così 10 anni fa ed è rimasto tale quale, non è mai cambiato. Sakamoto sarà anche stato un genio, però ci sta che qualcuno poi ogni tanto veda una possibilità di miglioramento da qualche parte di qualche cosa che non era stata abbastanza approfondita o sfruttata. D'altra parte il paper sono 8 pagine, quindi non è che ci possa essere tutto quanto lì dentro e tutto quanto nel codice che è stato scritto dopo. C'è un gruppo di sviluppatori che fanno parte di quelli che continuano a fare la manutenzione a questo codice. La comunità invece è grandissima, quindi l'idea può venire da chiunque. Le proposte che possono essere ritenute interessanti, quindi che vengono analizzate, quindi dove si vede del potenziale, passano allo stadio di essere BIP, cioè praticamente prendono un loro numerino, diventano la BIP 38, la BIP 39. Si passa dall'idea, il concetto soltanto alla implementazione del codice che deve realizzare questo miglioramento e possono esserci delle fasi di test. Ci sono dei BIP che sono famosissimi, che sono appunto quelli che magari hanno portato dei fork, oppure gli wallet che hanno la possibilità di avere i codici mnemonici fatti da 12-24 parole, è stato un BIP. Da lì poi i wallet che sono deterministici e gerarchici, quindi che hanno 20 milioni di chiavi a partire dalla prima, anche quello lì è stato proposto all'interno di un BIP. Piuttosto che anche la possibilità di pagare non direttamente un indirizzo Bitcoin, ma uno script che poi distribuisce i Bitcoin in un'altra maniera, quindi una sorta di piccolo smart contract, o anche la possibilità di avere del wallet multisign, quindi la possibilità di avere la richiesta di n firme su M disponibili, quindi diciamo una sorta di approvazione di gruppo sulle spese delle transazioni da emettere, anche quello lì è stato un BIP. I BIP si possono trovare tutti quanti su GitHub, c'è una pagina del progetto di Bitcoin Core, poi lascio giù gli indirizzi nel commento del video, e lì c'è la possibilità di andare a vedere quindi se periodicamente vengono fatti delle proposte nuove e magari, chi lo sa, magari qualcuno andando a vedere qualcuna di queste proposte può rimanere colpito e entrare a far parte della community, cominciare a proporle e diventare, diciamo, una parte un po' più attiva anche dal punto di vista dello sviluppo, perché no? L'importante è notare che Bitcoin non è un mattone, non è che l'hanno fatto così e rimane così e sarà così a vita. Continua a migliorare, continua a essere un lavoro portato avanti da un gruppo di persone e quindi nel processo di evoluzione, che è naturale in tutte quante le cose, ci possono essere dei fork, ci possono essere degli scambi, ci possono essere delle situazioni in cui magari un ramo muore e va avanti un altro. È normale, cioè è come appunto l'evoluzione di un essere vivente. Continua ad andare avanti e continuerà ad adattarsi, fortunatamente questa è una cosa molto positiva, a tutte quelle che sono le nuove proposte, le nuove esigenze, cosa che ad esempio invece con tutti gli altri sistemi di pagamento, con le banche, con tutti gli altri sistemi finanziari non possiamo vedere.